Matteo De Cecco, secondo allenatore della Calzedonia Verona, oggi un incontro con gli studenti della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Verona. Quali gli obiettivi e quali sono stati i temi affrontati in questa lezione? Innanzitutto bisogna premettere che c'è una collaborazione forte tra l'università, nel caso appunto la Facoltà di Scienze Motorie, e la nostra società. È una collaborazione forte che quest'anno si è concretizzata anche appunto con questi incontri. Già da qualche anno noi beneficiamo appunto di questa struttura per vari test, anche utilizziamo il palazzetto dello sport, che è un ottimo impianto, che ci consente di simulare alcune situazioni e ci consente anche di entrare a contatto con questo mondo e di interagire con questi ragazzi che penso, mi auguro, possano beneficiare dell'esperienza che noi gli trasmettiamo con queste chiacchierate, tra virgolette, che abbiamo occasione di fare con loro, cercando di spiegare in pratica quello che è il mondo dello sport vissuto in maniera pratica, non teorica. Oscar Berti, preparatore atletico della Calzedonia Verona, tanti temi affrontati oggi con gli studenti di scienze motorie. Sì, oggi in questo incontro abbiamo cercato di inserire il programma odierno, cioè questo allenamento, all'interno di un ciclo di allenamenti previsti per questo mese in preparazione di playoff. All'interno di questo incontro ci sono state molte domande, molte hanno virato proprio sulla preparazione atletica, sulla programmazione annuale. E abbiamo visto molto interesse da parte degli studenti nel cercare di capire come viene gestita una squadra di Serie A, e come sono i carichi di lavoro. E per noi è stato molto Vi bello, capisco da molto tutte simpatico e anche molto le costruttivo avere un confronto diretto torniamo a con noi, a quello questi che vedrete studenti che poi speriamo siano il individuale, futuro non vogliamo solo della pallavolo ma dello sport in generale. E poi questi studenti hanno anche la possibilità di vederlo da vicino l'allenamento perché avete aperto le porte oggi, sempre qui alla Facoltà di Scienze Motorie per la seduta pomeridiana. Sì, dopo l'incontro avuto in aula, dove abbiamo spiegato praticamente cosa andremo a fare, loro avranno la possibilità di vedere con i loro occhi quello che viene fatto in palestra, quindi dare un'immagine a quello che è un po' la teoria, dare della pratica. Poi anche all'interno della seduta, se loro hanno delle richieste, delle domande, dei dubbi, troviamo degli spazi per dare loro delle risposte. E quindi l'interazione è partita da prima dell'allenamento ed è proseguita durante per tutta la seduta.